Arrivare a Montepulciano è una festa di colori, di profumi e di scoperte. Prima di oltrepassare le possenti mura che la custodiscono come un gioiello, la osserviamo dal basso, ammirandola in tutta la sua fragile e sospesa perfezione, incantevole spartiacque tra Val di Chiana e Val d'Orcia. Il panorama che si apre attorno a Montepulciano toglie il fiato ed esercita quel fascino che solo il luogo magico è capace di infondere, con i suoi vigneti, i suoi oliveti, i suoi laghi, i suoi casolari sapientemente ristrutturati ed un centro storico che trasuda nobiltà. E non è un caso allora che il vino, figlio delle uve di queste terre, si chiami Nobile e che la storia della città sia indissolubilmente legata alla fama delle sue vigne. A Montepulciano si sta bene anche senza far niente, immersi nella serenità di un luogo in cui le giornate trascorrono piacevolmente, assaporando la tradizionale cucina o passeggiando per le tranquille vie del centro storico. Dopo aver ammirato i suoi palazzi, le sue chiese ed aver gustato i suoi sapori, ci è chiaro perché molti scelgano questa cittadina per soggiorni rigeneratori nel fisico e nello spirito. Trascorsi a sorseggiare un buon bicchiere di rosso, contemplando la magia del paesaggio che la circonda.